Sarà una settimana decisiva quella che si apre oggi per il destino dei 420 lavoratori della Whirlpool di Napoli. Questa mattina è in programma l'assemblea promossa da FIM Fiome Will con i vertici nazionali delle tre sigle e domani pomeriggio alle ore 15 al MISE l'incontro con sindacati e azienda. Per l'occasione ci saranno almeno 1000 persone, tra operai e loro familiari, a presidiare la sede del Ministero. Intanto prosegue il presidio dei lavoratori in fabbrica. In 50 ogni notte garantiscono una presenza continua nel sito di Via Argine. L'azienda sta provando a venire meno ai patti. Ci avevano annunciato investimenti che avrebbero portato nuove produzioni. Ora a distanza di 7 mesi ci dice che non è vero niente. Sfilandosi da Napoli e rinnegando il patto, lo ha detto Gianluca Ficco, segretario nazionale della Whirlpool, intervenendo all'assemblea dei lavoratori Whirlpool che presidiano lo stabilimento da venerdì scorso dopo l'annunciata cessione del sito di Via Argine. Whirlpool, ha detto Ficco, deve rispettare l'accordo sottoscritto. La chiusura sarebbe una tragedia per i lavoratori e un precedente di una gravità immane. Dovremo essere uniti in questa battaglia difficile e pretendere il rispetto dell'accordo. Secondo Giovanni Sgambati, segretario generale Whirlpool Campania, se il governo non è in grado di far recedere una multinazionale, è un governo inutile. Nessuno può mettere una croce rossa su questo stabilimento, ha affermato Alessandra Damiani, segretaria nazionale FIM CISL. C'è un accordo ancora valido. In questa vicenda è in gioco la dignità di persone che hanno lavorato tutti i giorni con buon impegno. Dal 2015 Whirlpool vive una storia di riorganizzazione e ristrutturazioni. Non possono permettersi di prenderci in giro. Con storie di riconversione di questo stabilimento, saremo tutti uniti in questa battaglia. Vogliamo lavoro e non ammortizzatori sociali. Abbiamo davanti a noi una lotta durissima, ha affermato Barbara Tibaldi, segretaria nazionale FIOM, per contrastare una decisione presa con freddezza da una multinazionale che non risponde a nessuno, ma dalla disperazione nasce il coraggio e noi siamo pronti ad affrontare questa battaglia. Lo faremo insieme, ogni valutazione, ogni passo faremo il punto con voi. E andremo fino in fondo. Questa fabbrica, ha concluso Tibaldi, è un gioiello, ha tradizioni e competenze, perché le lavatrici qui, prima di voi, le facevano i vostri padri e i vostri nonni. Si attaccano allo stabilimento di Via Argine, attaccano un presidio di legalità.